ricordate film, ma c'è che ci sono quei mostri, pensavo che erano quelli là, che no, no, erano i kaiju, sono gli angeli di Evangelion, cazzo, dai. Kaiju sono, sì, ma è preso da Evangelion, ragazzi, non ce n'è, sì, 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 però la serie, la serie è un po' più, la serie un po' più lagnese, la serie doveva farla di Bright. Bright, che poi hanno fatto anche il film. Era, era sì, Bright, ma non l'hanno mai fatta. Bello. Perché Bright era un bel costava film, troppo. Ma non potevi far dire tutte quelle cose. In, o facevi come il Signore degli Anelli, almeno una trilogia. Esatto. E sviluppavi bene. Ma il problema, ragazzi, è che costava troppo. Costava veramente troppo. Era un, una roba che era un block. Era più un blockbuster. Cioè, non era fatto per la distribuzione cinematografica. Bright. Bright, sì, era una figata, però non ti è piaciuto? Perché? No, è bella l'idea, ma lungo, lento. No, no, è come fatto, ma perché hanno dovuto mettere devi asciugare, tutto. Ho capito il senso, ma devi smetterla. No, è bello, dico che è bello, però l'ho visto anche due volte, ma come Batman, però l'ho visto una volta solo. Ma l'ultimo Batman? L'ultimo Batman, sì. L'ultimo Batman ha detto che è una cacata. L'ultimo Batman. Ti rompo le palle un secondo. Ma mi volevo ammazzare. Mi accendere i leddoni. Ma mi volevo uccidere. È più Street. Batman, quale cavolo è? Quello con quello che ha fatto Edward. Con Wesley Snipes. No, no, no. Con il vampiro. Però c'era lui. Era bello. Col vampiro. No, lascia stare, 30 anni. Io lo voglio vedere, però. No, Frate, lascia stare. Oh. Guarda, a 3 ore e 10 ero sulla sedia. Perché non è bello? Scusa, no, se neanche sulla sedia, c'è anche, non c'è anche pinguino. No, ero sulla cosa VIP. Sì, bello tutto, però. Bello, mostra a me che era sulla cosa VIP, incredibile. No, no, aspetta, però guarda, se devo prendere sta birra qua, sta cosa, zero zucchina, faccio così, guarda, pam. Pam, aspetta, assaporo un attimo, pam, me la bevo, non faccio così. Ah, perché questo è Batman che è over recitato. No, i tempi dilatati per la scena, cioè troppo. Far 3 ore ma magari era per fare capire che lui era tutto paranoiato, no, secondo me troppo, non ce la faceva metà andava. Okay. Perché è bello scuro, no, ho capito. Comunque siamo in live, ragazzi, eh? Siamo già in live, siamo già in live. Felice regresso, figli della tremenda non mi sarei mai aspettato, faccio non mi sarei mai aspettato il passato del che sto facendo in bacio Davide. E così lo fai. Perché gli avevo annunciato il numero, ma il numero non si annuncia prima di essere vittorioso. Cosa? E comunque a tradimento hanno messo in live Giorgio. Raga, lui è il famoso Josh Zona 4. Ciao. Intanto che parlate, vi salutate, vi fate i bocchini. Guarda, eravamo dal kebab baro e tipo ogni 3 morsi Josh tirava su col naso, perché è molto raffreddato. No, e sono i pollini adesso con la primavera. Io non faccio il devastante così, è vero? Ipa, quella che c'è la te, Gio. Certo, l'ha detto prima. Fatela vedere, ragazzi, che c'è la SBR. Sì, farò vedere 3 volte. Uno. 3 volte. 3, 2. Questa è la Kunken. La Kunken. Che è senza peca scaglie la prima pietra. Non ti spaccare i denti, ogni volta ti spacca i denti. Vabbè. Che senza peca scaglie la prima pietra. Allora, ragazzi, aspetta, ringraziamo i ragazzi della Kunken che ci ha mandato questa birra artigianale, fermentata in bottiglia, non filtrata. Non filtrata. Ma è aperta con i denti, con l'incisivo. Però il saporello con le gengive, con le gengive. Saluta la tua, senti com'è arrangiata. Questa è la birra preferita di te, la senti com'è arrangiata. Buono, è fruttata. Sembra la Monster. Si frutta. Cos'è che sembra, scusa? È così buona che sembra la Monster. Aspetta, momento di verità. Buona di brutto. Alla uno, ballo. 3 a 2 questa. Ah, dottor Fada. Casa di riposo. Che cazzo vuoi? Una casa di Michinotti, qualcosa, proviamogliela. La ricerca ha fatto tanto, ma ancora può fare. La ricerca. Evolviamo la casa. Evolviamo un chinotto a favore di fare. Allora abbiamo un tema di stasera, altrimenti sì, siamo una puttanata. Blocco 181 più tante cose belle. Ti blocco 181 volte. Sì. No, allora, prima di tutto... Aspetta che devo atteggiarmi un attimo. Atteggiati. Visto che mi ha dato anche la giacchetta da samurai. Hai visto? Samuraglia. Oh, allora, Cischi... Perché abbiamo invitato Cischi questa sera in una serata ufficiale, finalmente? Perché, a parte il suo essere artista, quindi essere rapper, comunque è anche attore. Attore... Guarda come atteggia. Questa volta attore sta non proprio. Questo è l'attore impegnato, aspetta. Il teatro. Volevo fare Robert De Niro. Quello aspetta, no, teatro. Aspetta. Ma più che attore, io mi ritengo un interprete del teatro. Della vita, del flusso esistenziale che ci porta. E quindi come cazzo sei finito? Come sei arrivato?
questo percorso veramente travagliato, che poi effettivamente, se ci pensate bene, è proprio la rivincita dei nerd, no? Da vincere col motorino, che nerd, non partiva. Dici a Davide? No, nerd è un complimento. No, sto scherzando, nel senso che, sì, è proprio l'esempio... Ho fatto la citazione al film, però. Sì, non me ne frega un cazzo, mi fai parlare. Scusami, credimi. Allora, per favore, perché adesso poi parto. No, 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 adesso parte tutti gli scherzi. Vai, vai. Non abbiamo ancora fatto un cazzo. Non è che siamo arrivati, chissà dove. No, stiamo partendo. Hai già partito bene. Abbiamo già pensato di andare. Mm. È chiaro che dal momento che ti metti, come posso dire, sulla strada per andare in un posto, sì, senza contaminazioni, senza rabbia, o comunque senza... Dimmelo quando siamo da soli, però. Senza sovrastrutture che ti bloccano. Senza sovrastrutture che poi ti crei tu da solo. Perché ci pensavo proprio prima mentre mi sciacquavo le palle nel bidet. Ma le dicevo, no? Cazzo. Ah, beh, te posso dire tutto? No, no, ti sto microfonando. Si dissocia. È il microfono che si dissocia, ragazzi. Basta, finito. Ti ho capito? Stavo dicendo tre cose serie, ma la terza la prendo in bocca. Vai, vai, adesso vedrai, adesso parto ancora la serietà e parte questo qui. Ti ho una bottigliata in testa. Mi sa a rompere la bottiglia sul tavolino. No, dicevo, vabbè, adesso a parte gli scherzi. Che non si scherza. Però, dal momento che tu smetti di vederti come pensi ti vedano gli altri, credo che sia questa una delle varie sfaccettature. Lo dicevi anche nell'intervista con Cicalone. Bravo. Sì. Questa è un po' l'evoluzione di quel pensiero. Mm-hmm. Che se tu ti vedi in un modo, gli altri ti vedono in questo. È come metterti, diciamo, degli occhiali, un costume. Tu dici, ok, per stare qua devo buttiamoci i tatuaggi, visto che Josh è anche un tatuatore. Sì. Io sono... Che mi deve tatuare, grazie. Che deve tatuarmi anche a me. Sono il suo più grande testimonial. Perché ci facciamo i tatuaggi? Perché ci facciamo i tatuaggi? Perché ci piacciono? Perché ci facciamo tre tatuaggi? Così, bravo. Bella! Man mano carburiamo, Davide. Che poi anche un senso. Ho sfondato la quarta parete e sono andato a parlare con questa Davide. Questa è la terza parete, però. Sì, ma la quarta è la sua che la sfondo di là. Bene! Minchia, vi devo pure insegnare queste cose. Comunque, che succede? Ti fai i tatuaggi alla fine? Ora la gente... Ma li fai per colorarti, come gli animali. Mm-hmm. Sai gli animali quelli fragili, piccoli? Sì. E usano una tecnica. Usano la tecnica del travestimento, colori sgargianti, perché poi il predatore si spaventa e sembra quella roba lì. Esatto. È una dei miliardi di motivi. Motivazioni, per cui, certo. Perché adesso mi tatuo, che ne so, le di Oscar, perché mi ha fatto sorridere. Sì. Che ci sono sta, anche armature, ci sta. Come diceva sì. Le bestie di Satana, è un'armatura armatura per spaventare i demoni. Sì, vabbè, no, bestie di Satana, lascia stare che ci abbiamo... Salutiamo, che ci guarda sempre. Sì, ci guarderà, sarà uscito anche adesso. Sì, è anche in Brasile. No, però questo... Aspetta, però voglio dire una cosa. Questa, parentesi. Sì. Parliamo di cose che non sappiamo. Sempre. Di gente... E noi in questo caso, ok, loro, quello che voglio dire, io non difendo, non proteggo, però... Ci tengo veramente, qua mi apro in due, vi metto il cuore qua davanti, che non tutto è quello che sembra o che viene detto. Sì, sì, qua quando leggi, quando provi, quando annusi, quando senti, puoi parlare, puoi giudicare, puoi fare. È chiaro che viviamo in una società dove se mi metto a piangere, se accuso lui, se fotto quell'altro, se mi scopo Gesù Cristo... scusate la bestemmia, ma è una bestemmia. Io lo vedo più come un amico, Gesù mi ama. No, però, nel senso. Sai, è più un fratello. No, però scusate, non potrei mai fottermi Cristo. Parlo in senso platonico in chiesa. No! Sì! No! Leggi in chiesa! Mentre prego! Da madre, mentre Kyrie eleison. Poi lo sposo. Due lo sposo. Ma quello è senso favore, no. Però prendete quello che dico proprio. Così. Con i Vangeli. Prendetelo sui denti quello che dico. No, nel senso che allora, questa qua chiudiamo la parentesi. Bisogna conoscere prima di parlare. Poi la televisione, chiunque, le robe che fai ti vengono strumentalizzate per fare gossip. Ti dipingono come quello che poi alla fine non sei. Sì, Andrea Volpe. O magari sei. Parlo per me stesso. Parlo per me. Ah, minchia, il mostro di Loch Ness e poi alla fine io sono
Grizzly fuori o sacchiotto dentro. Poi non fare più battute, che sennò sì, ci versiamo e sì, andiamo oltre. Stiamo perdendo discorso. No, perché sentitemi in casa e poi dopo. Senti una cosa, il discorso è: ti abbiamo conosciuto che smadonnavi. Questa la può non difendere nessuno, quindi ammazzate, sì, portate nei campi lontano. Okay. Ti abbiamo conosciuto che smadonnavi che il motorino non partiva per fare le consegne e adesso cazzo sei un mega VIP. Ci becchiamo, sì, nei posti VIP a bere whisky. Anche mi invitate, perché, ti invitiamo, perdi cose e poi ti portiamo a casa. E ci arrestano quasi. Tra l'altro, ma sai che poi dopo. Ce l'avevi a casa? No, era una tasca bucata che era lì, capito? No, aspetta, c'era, non l'avevi persa. A parte che mi avete abbandonato in mezzo alla strada. Ti abbiamo abbandonato, ma che ora che gli parlavo? Cioè, siamo qua per parlare di blocco. Okay. Non ho capito perché siamo per parlare continuiamo, di blocco. Vabbè, dai, tutta comunque, la prima. Andiamo sul serio, dai, facciamo. Intanto io apro la chat, tu parla, sì, fai pure. Allora, blocco, com'è stare su un set di una serie Netflix? Allora, intanto non è Netflix, Netflix, ma è Sky e Now, sì, TV. Ma per me che non ho la TV è quindi tutto tele più. Ragazzi, allora. Quindi tele più. TMC. Vai avanti, non rompere i vetri. No, allora, stare su una serie TV è. Ma no, non stare su una serie, stare sul set. Sul set, È bellissimo perché sei coccolato, sei, capito, sei sempre pieno di attenzioni. Aspetti però. Aspetti un attimo, c'è roba che veramente, mica, ti vuoi ammazzare, però è veramente bello. Poi in questo progetto in particolare è stato, per quanto mi riguarda, una concatenazione, sai quando si allineano i pianeti? Sì. Già ne parlavamo con Ale Best, che saluto, che poi è tra l'altro il fratello anche di Goliath. Ah, non lo sapevo, grande, figo. Sì, sì, che... Ciao Ale, con quel lavoro, ci sta guardando a casa o non gliene frega sì, niente? Sì, ci guarda, ci guarda. Ah, ci guarda, anche il mio manager, il mio stylist. E poi è vero che da quando hai incontrato Ale tu hai svoltato totalmente. Perché io da quando ero vero, ho detto cazzo, mica, lui fa questo mestiere, mica, mi salverà la vita. Stasera il tuo stylist è Fada, intanto. Sì, sì, infatti guardate qua, le garçon. Ma che sei bellissimo, tu ridi, ma sei però mi mancava la katana. E comunque dicevo, questo progetto è stato molto figo perché è stato un insieme di eventi, di pianeti allineati, quindi ero là con un mio amico con cui ho fatto l'accademia, Alessandro Tedeschi, poi l'altro era lo zio del nipote di, con Ale ne parlavamo, si è messo, no Fra non ti preoccupare che vedrai che fai il provino e piacerai, ma no figura, va, e invece va, poi aneddoti strani quando siamo andati a fare il provino che sono andato praticamente, si può dire? Sì, sì. No, meglio di no. Figo però, il back in the shape. No, back in io continuo sempre paura in quello back che... In the casting. Back in the cazzi anche. Back in the cazzi. No. Aspetta. No, andiamo, dai Fra, dovevo andare a fare sto cazzo di... Anche perché poi lui era anche consulente col fratello della serie, no? Per quanto riguarda l'andellamento. Consulente, come si dice? Sì. Consulente criminale, diciamo. No, quindi cazzo, cioè, dai, Fra, andiamo a fare finalmente, cazzo, c'è il casting, andiamo a fare sto casting. Minchia, io dico, cazzo, dobbiamo spaccare, fratello. Quindi, va, chiamiamo tutti quanti gli amici qua. Mi arriva la tuta dalla Leone, tattica, Wow. Mica, chiamo, partiamo, scappettina classica, boom. Bam, qua dietro, no? Metto il pezzo qui. E sei diventato un mister. No, andiamo. Andiamo lì. Stai proprio tutto a posto, ferri in bocca, cose, tarantelle. Aspetta, non hai capito! Era una scena che avete girato. No, sono andato a fare il casting vestito come fosse una scena. Quindi qua lui è andato a fare io, il casting in tutta le recitando già nella parte mia. Sì, bravissimo, tutta la strada così. Arriviamo al ritorno, però. Ti dice il casting, ma poi è a posto. Dobbiamo prendere la metropolitana. Ok, quindi siamo in Duomo, metropolitana Duomo. Tu lo sai già, quando arrivi a volte, quando arrivi Spider-Web. No, io arrivo tutta Leone, c'ho anche la foto su Instagram. Ma c'è anche la pistola dietro? Sì, qua dietro, no? Certo. Vado, cammino. No, certo. Aspetta, stai zitto. No, dai. Andiamo, aspetta, cammino. Siamo io, Ale, dai, è andata bene, mica è andata bene. All'uscita per San Donato, che è da Duomo, va in Corvetto. Minchia, c'erano 8 poliziotti. 8, t'hanno beccato. 8, no, lì, fermi là, ho detto, minchia, No, è proprio che ti guardi così. Ah. Oddio, mo. Cioè, ti rendi conto per una cosa buona che sei sgamatino. Cazzo, hai fatto la minchiata. Vai a spiegare che hai fatto il casting là. Figurati, quasi, sicuramente ci sarà stato qualcuno che avrà rapinato col mio vestito, con i miei occhi. Incasto perfetto. Minchia, io faccio, vale. Ma cioè separiamoci, normale, passo, te ne vado dritto. Proprio, mica. In più poi sei le tarantelle, perché c'era il tipo che ti veniva addosso. No? Cardio palma, perché passo e lo sbiro che ti viene addosso, però va dritto di là. Ah, ok. E io sono facente. No, slide indoors, fratello. Alla fine sono slide indoors.
no, perché proprio per farti capire. Per cui già sta roba qua è tutto nato magicamente, diciamo, magicamente. Tu dici che quando hai trovato un po' di pace dentro, l'hai trovata anche fuori? No. No, io non ho ancora pace dentro, fratello. No, quella mai. No, quella mai, mica c'è l'ultima volta. Quale pace? No, la pace non la trovi. Impari a gestirla. Impari, no, ma impari poi a fare questa cosa qua. Ma poi impari. Siamo ancora in ballo. Quante volte, mica? Oh, magari ti bevi un bicchiere in più, ti viene quella nostalgia. Anche l'ultimo pezzo che ho fatto, che era di Goliath, che l'aveva scritto, poi l'ha buttato, perché a 20 anni, quello è l'ultimo. Fino alla morte, no? Certo, quello che è uscito. Allora, l'ho preso proprio per... Sì, sì, l'ho ripreso, ho detto, cazzo, te lo canto uguale per farti capire, non è sparo, faccio ammazzo che funziona. Questo è, perché mi sono rivisto io a 20 anni, infatti ho messo il pezzo di Denzel, quando lui cazzo che si vuole ammazzare, porco dinci, non sa manco come... Quella roba lì che continuiamo a vivere, continuo ancora a vivere. E non riesco a vivermi, a godermi, infatti lui, Ale, voi, oh fra, ma via, tipo... però... Non è che i piedi per terra, ce l'ho quasi sotto terra, in senso buono, non sono morto, ma è come sapere che tu qua devi stare. C'è la testa da milioni, capito? Eppure, ma non è che fai danni. Non è un problema proprio del... Adesso dico... Vai, parla come vuoi. Io non voglio sicuramente paragonare le mie esperienze e tue, perché hai... Buona, hai comunque, la prima IPA che mi piace, ragazzi. Bastardo il cazzo. Non ho le tue stesse esperienze, però ogni tanto è una roba che sento anch'io, quella dell'essere inadeguato, ma non inadeguato perché non so fare le cose, ma inadeguato perché non so stare con quel tipo di personaggio. No, ecco, ok, qua, ok, non inadeguato, inadeguato è già perdita, inadeguato è già che non sei in gara, non è inadeguato, ok, non è presunzioso nemmeno, però... Però un pizzico di presunzione ci deve stare. Ma no, sì, ma è una presunzione che già è al limite di qualcosa che tu sai che è così, no? Okay. È così. Se io, mettiamola, facciamo un esempio, visto che avete reactionato sul rap le cose, sì, giusto? Sì. Sul rap è l'esempio classico. Poi sbaglio perché giustamente ognuno può, scusate, ho sbattuto il microfono, può dire e parlare di quello che vuole, no? Siamo tutti protettori del diritto di parola, certo. Di replica, di sati, quel cazzo che è. Però... Okay. Se io passo 30 anni in carcere e soffro, perdo la famiglia, perdo la qualsiasi, non so più che cazzo fare, quello è un cazzo di valore, è un valore, la sofferenza, il dolore che io provo, e io e la mia famiglia. Se arrivi tu e lasci i miotti, in 2 secondi ci fai pure i soldi, va, hai fatto bene, però io dentro di me dico vaffanculo, hai spillato una goccia di sangue. Sono discorsi che qui hai già fatto. Però no, mi piace anche per attaccare poi no, i ragazzi, poi che si è portato il blocco delle robe, blocco, e questa roba qui è esatto. un Romeo e Giulietta amplificato dei giorni nostri, dove non c'è più un amore maschile e femminile. C'è un amore fluido. Raccontaci un po' la trama. Infatti volevo che poi io la trama è fuori dappertutto. Dopo ti voglio chiedere una cosa. Fai prendere questo problema. Perché è mio amico, però mi dice mai una minchia. No, ma così. Però io voglio dire, comincia. No, perché fammi spiegare. Comincia poi avanti da mille cose. Si dice mille cose. Vai. Sto spiegando blocco. Io 2 domande ce le ho sui cazzi di blocco. Adesso poi te le dico. Quindi è quest'amore a 3. Giusto, tra Ludo, Madi. Tra Ludo, che è un borghese, sì. Che è lì. Madi, che è uno del blocco, e Bea, che fa parte dei Latinos, intorno a questa storia d'amore, un po' alla, se vogliamo, alla The Dreamers di Bertolucci, no? Wow! A questa roba qui, tra Shakespeare-arata di Romeo e Giulietta, perché poi cosa succede? Che la famiglia di Bea, diversa, no? Che è dei latini, odia quelli del blocco che siamo noi, e quindi ci scanniamo a vicenda. Mentre loro, poverini, ci vogliono solo amare e quant'altro. Ma quindi è una storia molto d'amore, bella, molto che bella. È una storia d'amore alla fine della fiera. Però in una cornice... A Milano e in una cornice metropolitana e soprattutto di una criminalità che vediamo tutti i giorni, tutti noi. Sì, reale, diciamo, non super reale, la vedi in mezzo alla strada, non è... Spiccia. E Gomorra e Suburra, romanzo criminale, si parla di già gerarchie, di crimine certo. A un certo livello. Qua... siamo noi micro quattro da 16 rame, anni che da 16 anni abbiamo rotto le palle a Novara, a 30 comandiamo più o meno a Novara, ma sì. Non c'è un boss, ci sono io, tu, quello e il nostro amico sì, di là le faide quella roba lì, no? Ma ascolta, posso dire una cosa? Vai. Innanzitutto perché i latini?
Che cazzo faccio? Sì, ho capito, a Corvetto è pieno. In giro, però ci sono zone e zone. Tipo, se tu vai a Milano, Viale Padova, devastata, cioè ci sono tutti i latini, ci sta. E anche da noi in Corvetto abbiamo la nostra buona comunità di latini. Però non è che in tutta Milano c'è una mafia. Non esiste una mafia. Però a livello cinematografico, lo spacciatore latino. Sì, ma esiste lo spacciatore marocchino, oppure c'è la mafia cinese, vogliamo parlare, ma non c'è. La mafia latina. Ma qua però è differente, qua, non c'è la droga, qua, capito? Sì, cioè, invece non sono collegati con la droga. È un discorso. Però poi bisogna capire il perché. La droga c'è tutto, però è un paese caliente. Certo, è più vicino a noi lo spagnolo come, sì, come linguaggio, lingua. Come ma cosa. Come mentalità. Comunque, come mentalità. Ed è più romantico. Cioè, immaginati una storia d'amore. Sì, con la spagnola, più, secondo me, non per discriminare. No, non per discriminare, però. Perdonami, le latine, scusate. È più coreografico. È più, secondo me, morbido anche. Più romantico. Più dolce. Più dolce. Che invece se ci metti per dire i nordafricani, gli albanesi, devi sparare tutto il tempo. Non c'è tempo per le tipe. Non c'è tempo per le tipe. Non c'è tempo per le tipe. Perché il latino... Tra una macetata al controllore e un tiro di sciabura. Comunque un po' di regatone di amore. Sei bambini. Sì, è vero, una baciata e un regatone se lo va a ballare, certo. Capito? L'albanese è così, no? Comunque ti dirò tre cose. Aspetta, uno, due, tre. C'è un'altra cosa che vorrei sapere. Un'altra cosa, ciao, c'è una serie di cose. La scena più difficile che si può dire. Per me o per me sei in difficoltà? Non mi dice, quando gli chiedo a casa le cose, mi dice un cazzo. Vai! Che cazzo? Quindi ho detto tre volte cazzo adesso. Comunque, il discorso il discorso è, se puoi dirlo, la scena dove ti sei trovato più in difficoltà. Capate mocca che non era, non potevi quella, quella a casa l'ha fatto tutti i giorni. Non dovevi darla davvero. Ma questa è una domanda difficile, cioè perché? Però non dovete spoilerare, perché domani c'è... Se no, però ci sarà una scena dove ti sei trovato con la voce d'attore. Allora no, perché allora intanto non sono il protagonista. Ok. Beh, mi si vede perché faccio parte della storia di uno del blog. Mannaggia per cui mi mannaggia Snake. No, Snake lo fa solo. La parte più difficile per adesso, senza veramente a parte l'attesa, non c'è stata, perché non c'è ancora una definizione dei personaggi. Quelli, diciamo, del mio livello, chiamiamolo così, sì. Che non è brutto, però sono secondario, quindi ok, si sviluppa tutto su sta roba. Probabilmente, se ci sarà una seconda stagione, spero, magari svilupperanno il personaggio, quindi avrò un carattere, una storia. Adesso mi vedi e sono funzionale alla storia, quindi sono il tuo come si dice, braccio. Bam, faccio quello. Non ti dai un'idea chi è Peo, perché fa così, com'è. Penso che sia anche una tecnica di chi ha prodotto la serie per poi raccontare storie in più. Senti, adesso ce ne sono tre. Nella seconda magari anche loro dico tre. Dico la cazzata cosa, tipo Jenny in Gomorra all'inizio, secondo me non doveva diventare quello che è poi diventato. Sì, perché l'hanno sviluppato in maniera un po' troppo... E poi lui è diventato una potenza, all'inizio era un bambascione. Sì, perché al pubblico piaceva e allora capisci? Magari ragionano così, magari tu diventi l'attore principale, che ne sai nella vita? Però secondo, non lo so su sta cosa. No, il discorso di Peaky Blinders o Viking, no? Quello che piace al pubblico poi viene amplificato e la serie poi... Io sono sempre... Hai mai visto Peaky Blinders? Sì. L'hai visto tutto? No, non l'ho visto tutto, ho visto quello che... Allora, ragazzi, il discorso era che Jenny, secondo me, era un personaggio che è nato per essere Jenny, ma poi come tutti i classici rivincita dei nerd, alla fine ti fa empatizzare con il criminale, che non è veramente un criminale, ma diventa criminale per determinati tipi di cose che gli sono successo. Quindi a quel punto viene giustificato anche il fatto che tu... Ok, Fada, ma tu hai mai visto un criminale, a parte uno... Io empatizzo con tutti, Per quello che ti voglio dire, però, guarda, un criminale nasce così. È un bambino che soffre. Poi dice, ma sai che c'è? Forse sei bullizzato di soffrire. Mi sono rotto il cazzo. Combatto. Bene. Ma lui diventa pure bravo. E dice, no, ma dai, ma perché fai così? Sei intelligente. Ma no, però giustamente non puoi mai avere un cazzo. Perché, te lo dico adesso a 40 anni, se ti impegni a lì fai questo switch. Adesso che l'ho fatto da 5 anni a sta parte, quando sono free, bam, si vedono i risultati. Certo. Poi non si fa un cazzo. Tre. Però magari... Sono qua. La prima volta che avete visto ero diverso. Voi poi eravate diversi. Siamo cresciuti. Sì. Abbiamo fatto strada e abbiamo costruito. Ora, cosa sono io? C'ho la scienza infusa? Sono Mago Telma? No, però ti non sei spaccato il culo. Ti sei fatto. Perché ho deciso di andare là? Basta cazzate, basta incazzarmi, basta rottura di coglioni. Però la notte, quando vado nel letto, ho una corda qua, il ferro qua, la spada sotto il culo, la bomba a mano che me la faccio saltare. Non pensare, non pensate.
non ci, però inizia a gestire. Però non capito, secondo se me non prima è c'erano solo i problemi, adesso ci sono i problemi che quelli non... Però è anche qualcosa di bello. Non riesci a vedere la è luce. È lo stesso discorso che ho fatto oggi a Axios. Scusatemi, oggi parlavo con Axios in privato. E parlavamo dei cazzi che tutti hanno, no? Li faccio... E lui fa, sì, sta andando bene, ho ancora mille problemi, ciao va. E io ho detto, ma i mille problemi li abbiamo tutti e li abbiamo per sempre. Però adesso abbiamo anche qualcosa di bello. Certo. Prima avevamo solo i problemi. Vabbè, adesso abbiamo anche qualcosa di bello. Ma chi, c'è chi non lo riesce a vedere, lui non riesce a vedere la luce. O lo vedi soltanto nel momento in cui sei in un determinato tipo di contesto, ma poi quando rimani da solo, proprio con te stesso, ritorni in quella depressione. Questo è sintomo di depressione, eh? Sì, cazzi, sì, sì, quello sì. Vabbè, ma è anche perché a una certa... Due. Due. È già lì. Uno. Zero. Uno. È troppo forte comunque. Kunken, ragazzi. Anche è anche la paura di affrontare determinate situazioni, secondo me. Non è vero che ti butti nell'ansia, ti butti nella depressione, ti butti, oh cazzo, adesso mi ammazzo la notte. Non sì. È solo la notte, anche di giorno io sto non male. Non ammazza mai nessuno. Anche di giorno sto di merda. Sto di merda sì, per il giorno. Ti muovi, ti muovi. Io mi muovo, cose. Faccio, capito? Ma se non mi muovo, comunque se il cervello si muove da solo, io sto fermo. Io me lo do male. Esatto. Ed è la stessa cosa, capito? Perché funziona è la sempre, stessa cosa. Però se c'hai un attimo una roba, una distrazione, quando tu hai girato blocco, sono sicuro che il tuo hype fisico del mondo, il tuo ereichio, come cazzo si chiama, è arrivato alle stelle. Poi adesso ti trovi a casa. Detto, non è solo blocco. Sì. Adesso ti trovi a casa. Adesso tu ti trovi a casa perché hai finito di fare. Adesso quando esce il programma? Ma non è solo blocco. Ma senza una potenza. Allora, il discorso è questo qua. Io anche se scrivo un testo. Allora, sono caduto dalla pagina anche quando ho fatto il pezzo di Goliath l'altro giorno. Ah. Sì. Perché fai una cosa, finisce? Dici, ma che cazzo faccio dalla mia esistenza? In più sono... No, così, bello, cose, ma... Tu vivi e sei felice solo nel momento in cui crei, finita la creazione e ritorni basta, nello... Finita la creazione e ritorno nel coso. Tu sei nulla è... Carpe diem, è vive così. In quanto nulla arte, ci schiera. Certo. Nulla è eterno, capito? Ma è così. Perché tu ce l'hai. È vivo mentre e domani fa, ma sei niente. Oh, fratello, guarda, non voglio fare la premonizione, ma è la sfiga, capito? Te lo dico per esperienza, ve lo dico per esperienza. No, perché succede una cosa... Positive, 20 negative. E 20 negative. Solo che le 20 una cosa positiva che succede? Questo prima il pensiero è cazzo mi stappo la birra che figata. Le 20 cose negative che arrivano, la prima è meteorite sulla terra e estinzione umana. Ok. Capito, non c'è bilancio. Dopo la birra fresca. No, però è una tua visione. Sì. Dipende anche da tutto il modo in cui vedi. Io perché trovi i quadri fogli, fratello? Perché sei fortunato. Perché no? Perché vedo in maniera. Cioè, che ne so, cioè, che se certo. Adesso mica sono il veggente. Però dico, sviluppo una roba per cui lo vedo. Sei come rancore, lo sai. Laterale, no? Pensiero laterale. Come usciamo? Ad esempio, c'è uno impiccato in un cazzo di capannone. Ok. 3 metri per altezza, 6 di larghezza. Ok. Non c'è uno sgabello, non c'è un cazzo, c'è solo una macchia d'acqua per terra. Come fate a impiccarsi? Io lo so, non lo sappiamo lo tutti, lo so anch'io. Va bene, no, ma lo sappiamo già, è ricchissimo come roba. Però io non lo so. È per dire. Tu non lo sai. Ghiaccio. Ma è facile. Si è messo un blocco di ghiaccio, si è sciolto e si è impiccato. Porca merda. Vabbè. Sì, però ragazzi, devi avere idea di fisica, scusate. Però posso dire una cosa? Ma non è fisica, dai, come il gatto di Schrödinger, sulla... no? Che finché è dentro la scatola non sei sicuro. Tu non stai parlando di realtà, lo sadico con gli animali. Sono due realtà che collimano. Tu stai parlando della felicità che una persona deve avere dentro di sé, invece dell'oscurità. È come quando vado a pescare io, soli 20 ore, e poi quando prendo un pesce sono felicissimo come un bambino. Però per 20 ore. Però poi dopo devi tornare a casa tua. Ma torno col pacco vincente, torno con le droghe in tasca e tu torni con il cazzo di film di tutti i progetti che hai fatto. Senti una cosa, c'era un vecchio saggio degli anni 90 che una volta ha detto... Che diceva Ciccio? Diceva, basta un giorno così, diceva... Ricordi, aspettati sulla ciceria, te lo dico da attore. E questo vecchio saggio diceva, basta un giorno così a cancellare 120 giorni stronzi. Beh... È vero. Capito? Perché il bene vince sempre, Ciccio. Josh, allora scusate un attimo. No, sì, adesso voglio fare il collegamento. Questa cosa qua succede che comunque all'interno, intorno al mondo Cischi, che comunque è un mondo che sta sviluppando in questo momento, nonostante tutto, okay.
in questo mondo Cischi che gravita Cischi arrivano poi altri ragazzi che sono, che poi li presenteremo, e contemporaneamente c'è Josh, perché tu da quando penso da quando è uscito, no, tu no, prima vedo lo insieme conosco. Però quando è uscito hai dovuto insegnare che la città era cambiata, perché lui si è ritirato. È stata una cosa molto importante però questo, no? Minchia, è stata una bomba, hai capito che appena uscito lui non si trovava più nel mondo che conosceva, cioè, quindi, perché ma non sto scherzando, non è cazzata, allora vi dico una cosa. Ho messo tantissimo tempo a trovare la strada per uscire di casa, non trovo le chiavi. In senso era quello. Comunque il discorso è che quando uno sta tanto tempo chiuso in casa, quando sta tanto tempo chiuso in casa, poi dimentica le mie, le persone, le cose cambiano, le strutture cambiano, anche le persone del quartiere cambiano, quindi ti trovi in un mondo dove... Dove cazzo sono finito? Poi pian piano hai incominciato a camminare, mezza la gente si è ritrovata. Comunque sì, io conosco lui da... 15 o 20 anni? 20 anni, perché ho cominciato a tatuare 20 anni fa, repare pure. Tu facevi musica da prima? Io faccio musica da 20 anni e rappo da 21, penso. Cioè, rappo e tatuo da 21. Contemporanea? Ero in contemporanea? Sono andati quasi insieme, quasi insieme, perché io non facevo un cazzo, ero un nerd di merda, stavo sul computer, disegnavo le marette, le magliette, le mandavo via eBay. Guarda il bruco, avevi un brand? No, non avevo un brand, io facevo col ferro da stiro, stampavo le magliette, le mandavo su eBay e le vendevo ai ragazzini di Dragon Ball. Che facevi i tarocchi? Sì, cazzo me le fermo. Bagarino, pure quelle lì del, come si chiama, quella serata discoteca hardcore con i teschi, non ricordo. No, cappella diabolica. No, una c'erano tutte le stelle del cazzo. Quegli emo? E no, che si faceva pisciare addosso. Era le foglie di Pigold. Vogliamo che si faceva pisciare addosso. Facevo le magliette con i teschi di brutto e le vendevo su internet. Andavo di brutto. Quei teschi d'oro sul nero. E poi un giorno è venuto il mio vicino di casa e mi fa: oh, mi tatui. Ma come ti tatui? E tu dipingi sui muri, fai i fumetti, tatuami. Ha costruito la macchinetta, l'ho tatuato. E da lì è nato. E ma quella cavalletta te la sei fatta? Questa è una mantide religiosa. Me la sono fatta fare da Ozon, che è un mio ex. Ma perché tu sei comunque sionista? Ozon è uno che fa capo da una vita che lavorava. Come Mala, può essere, la bisettrice di Sion, tatuato anche che per lì, okay. Non lo so, ma perché tu sei sionista? Poi c'è un dio po' per ricordare i Cischi. Ma sai che a Torino abbiamo due grandi statue in centro a Torino? Sono due grandi statue. La mantide, vedi, verde, la mantide che la mangia, vedi. Ciccio. In centro a Torino ci sono due grandi statue, no? Una rappresenta, e sono due fiumi che passano a Torino. Uno è la Dea Dora, del fiume Dora, la Dea Dora. È una Dea Dora. No? L'altro è il Dio Po. È il Dio Po. Guarda che ha scritto un libro, Sgarbi, come si chiama? Sgarbi. Capra. No, quello lì dai, si chiama? Corona. Il più grande della Lega. Maroni. Dio Po. Comunque c'è un libro che si chiama Dio Po. Dio Po. Allora, fermi. Goliath, se mi stai ascoltando che sei di là... Porta, fatti dare da Federica il lecca lecca alla piccante. Sì, e le, che e deve portarlo a Josh, che se lo deve mangiare ora. Ora e vedete lecca lecca piccante, mi piccantissimo. Cioè, mi avete rubato l'idea. Ma se lo mangia lui. Ghianduiacciolo? Sì. Ghianduiacciolo. Te lo mangi tu il ghianduiacciolo. Comunque ghianduiacciolo me l'ho rubato. Senti, no, avete finito? No, io no, ancora. No, c'è altro. Beh, comunque stavo dicendo che appunto non so, lo dico dopo. Allora, sei arrivato dai. Stavo dicendo che ho fatto i tatuaggi, ho fatto rap, ancora adesso sto facendo dischi nuovi, ho fatto i miei cazzo di dischi su Spotify. Il disco oltretutto adesso. Ne esce un quarto, perché io ho due dischi su Spotify e un EP più diversi singoli. EP sempre su Spotify, tutto quanto, certo, su Spotify. Certo, ovunque. Io Josh Giana 4, bella che noi non se lo ricordo. Esatto, Josh Giana 4. Io EP. Io i pezzi che ho sentito tuoi, ma sì. per mia mancanza, ovviamente. Pezzi musicali. Pezzi musicali. Pezzi di pezzi. Li ho ascoltati quelli che erano in feat con Cischi o in feat con qualcuno di Roma. Faida. Che l'ho fatto sempre con lui. Ciccio! Con... Guarda che bello, Goliath. Dillo dove cazzo è. Lui è Goliath. Ecco, dategliela a lui. No. Dov'è il tuo socio? Dopo lo chiamiamo. Dopo gli facciamo mezza intervista a Goliath. Anzi, te la fa Cischi, con cazzi tuoi. Madre mia, che roba. Raga, già non c'è voglia. Questo qua, già l'hanno fatto. Questo qua non l'hanno fatto loro, questo l'hanno comprato. Frate, allora fermi, posso fare. Questi sono i ragazzi di Affamati USA. Ci danno un sacco di snack buonissimi che sono finiti, ragazzi. Non vorrei mettermi fretta. Ma sono finite le Pringles, sono finite le Cheetos, sono finiti gli snackini. Adesso ho finito anche le caramelle. Ed è finito il rub al burro, lo stick bomb e il cashew. Questo fa la lingua blu, è bellissimo. Affamati USA. Voglio dire due cose. Due cose. Non era pronto. Due cose. Lui già vedo che sta morendo. Mi rendo conto che sono sproporzionato. Dai, a livello di braccia. Ma cos'è che c'è? Pensavo a livello di cervello. Guarda che spalla. Che no. Proporzionato. Scusa, ma comunque, ragazzi, vogliamo che apri questo. Sono accorto che a casa non ho queste cose.
Cischi, mangialo. Cischi, ti faccio arrivare io. L'anguiotto, questo devi è essere, devi essere dire, questo è questo un sasso. Questo ti fa la lingua, questo è un puffo. È al blu curaçao. Blu come la polizia. Questo te lo devi fare. Ragazzi, muovo la palla. È l'anduia. Proviamo. Ascolta, ma hai trovato ma ho visto che c'è un pezzo d'anduia volante dentro. Sì. Sì. Senti, ma a proposito di set. D'anduia ciolo. Anduia. No, 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 quella che c'è. No, 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 fa. Non lo sapeva. Questo è il cajun. No, questo te lo devi pippare adesso. Perché? È buono, bro. È buono. È quello delle patate. Comunque ti ha guardato tutta sulla scarpa, devo dire. Ma sembra quello dell'acquario dei pesci. No, no, mangiatelo tu. Allora, prima metti tu ciucci un po', ciuccia ciuccia. E poi te lo metti. E poi ricucci. Ma quella è anduia? Ah, ecco perché. Perché non me l'ho detto prima? È perché non mi dai il tempo di sprecare. No, no, non ciuccio se ciucci tu. Che cazzo ciuccio? Vabbè, ma come sei ciuccio ciccio io. Ciuccia nel ciccio ciccio. Ciuccio ciccia ciccio ciuccia. Senti, aspettate, mentre lui si ciuccia ciuccio. Così sta zitto. Mentre lui c'è il ti aggiorno su qualcosa che sta facendo. Josh zona 4 sta facendo una figata e la gente ne fa sempre meno di queste figate. Anche perché sono allora innanzitutto io stiamo creando questa serata, però prima di dire questa cosa molto velocemente, l'1 giugno facciamo una serata con Cischi, Goliath e Giangilio e altri al Church. Che è a Milano, è un posto molto carino, sono andato ieri, guardate, è stato molto figo. Presentazione del disco anche? No, Dai. Facciamo, beh, sì, sicuramente Giangi sì, perché ha appena fatto uscire un disco. No, Giangi. Non lo sapevo. E noi facciamo i nostri subito entrate, pezzi. Okay. Ed è il 1 giugno al Church, che è in via Chiesa Rossa 81. Quindi se vogliono venire a vedere i ragazzi, se vogliono vedere live... Basta che ci seguono sui social, poi escono le locandine. Esatto. Comunque l'1. Invece domani... Mega Jam. Oppure... Domani, aspetta, domani, se volete vedervi la prima in live... Che devo dire le cose giuste. Domani se volete vedervi la prima in live di Blocco 181, venite a Rare 2 che facciamo la prima. Ah, al Rare 2 dove? Scusa. Io non ci vedo. E io voglio sposarmi a Realtù. Posto bellissimo. Però mi spaventa molto quella quartiere lì, non so perché. Se lo fai così non viene più nessuno. No, ma scherzo! Faremo una prima, solo giustamente per gli amici. Cioè, se volete venire, potete venire. Domani facciamo la prima delle due puntate. Anche perché anche gliel'ho detto a loro: non ci sono io nella serie. Continuano, facciamo le feste. Sì, ma se tu sei l'attore di zona che per poco. Ho capito, ma c'è l'attore di zona. Ma fai felice quelli di zona, no? Fai felice. Tu l'hai già visti i montati? No, sei Nino D'Angelo di Corvetto. La puntata funziona. Un povero Gabbiano. Sei Nino D'Angelo, no, quello è il Gianni Celeste. Vabbè, siamo lì, comunque. Però... No, lo so. Domani c'è Now TV, oppure Nino On Demand su Sky. Napoletano. Hai ragione. Oppure su Sky Atlantic. Comunque... Blocco 181. Domani, in realtà comunque seguite i soci. Se invece volete una cosa figa... fra un mese, la data ancora certa non c'è, però è i primi di luglio ho pensato, siccome io sono organizzatore di eventi, mi piacciono il freestyle, il breakdance, abbiamo pensato di fare hip hop camping. Così non ci vengono con la tenda, se volete, o la stanza di hotel, se volete, perché siamo in un cascinale a Vercelli. Quando? Sono i primi di luglio. Inizierà, la gente potrà venire da venerdì sera ad accampeggiarsi con la tenda, però noi iniziamo dal sabato mattina con workshop di breakdance per i piccoli e per i grandi. Poi il pomeriggio facciamo il Food Fire Contest, che è appunto un contest di breakdance. Figo. Con premi, con giudice e tutto. Anzi, volevamo invitare voi io a fare da presentatore dell'evento. Sarei venuto anche senza. Gli ho chiesto il gettone già. Beh, però ti dico la verità, se tutto va bene, quel periodo in cui dovrà partorire, quindi ho difficoltà. Due bottiglie se non c'ho io, c'è lui. Certo, infatti... pensavo se non ci sono io c'è lui, però io vorrei venire, poi Vercelli è qua, per quello gli ho detto di sì tutta la vita, ma stai scherzando. E comunque oltre, dopo la gara di breakdance ci sarà la gara di freestyle, il Freestyle One Battle, che è una serata storica che faccio io da anni. Freestyle One Battle, sì, quello dopo, sì, Freestyle One Battle, poi la sera DJ set hip hop fino a diventare techno per tutta la notte, falò e cose, e dalla mattina del giorno dopo c'è dalle 11 writing session fino alle 8 di sera, e dalle 2 alle 8 di sera faremo una cinquantina di gruppi emergenti live. Ma c'è qualche nome di writer? Beh, io ne conosco abbastanza. No, siamo tanto che vengono lì poi. Boh, non lo so, io comunque vorrei portare Resto, Duty Gorn, questa gente qua che sono comunque della vecchia scuola italiana. E poi anche stava in zona Vercelli. Ma poi chiunque voglia iscriversi, mi chiama, gli tengo una tela, capito? Chiunque voglia me lo può dire, anche per i live. Ecco, Josh, puoi rifarlo di nuovo questo annuncio senza che ti parliamo solo? Allora, Vercelli dove? Aspetta, allora, proprio l'ultima roba che se vogliono venire, ragazzi. Chiunque voglia venire come writer, come breaker, o come freestyler, o come presentatore dei pezzi che sta facendo e del disco o meno,
mi può scrivere su Josh Zona 4 su Instagram e appunto iscriversi a questo evento perché sarà una bomba, raga. È un hip hop camping, cioè non l'ha fatto nessuno, lo faccio io. Che figata. Non l'ha fatto nessuno qua in questa zona qua. Qua. No, poi c'è quell'altro che adesso non mi ricordo come si chiama, che è lì, come si chiama? Non è Pop Village, ma è un'altra cosa. Ah, ok. Sai che l'ho confuso. È grande, eh? L'ho confuso. Pop Camping, Pop Village. Senti, io vorrei chiamare, intanto che abbiamo presentati i ragazzi. Adesso tu presenterai i tuoi ragazzi che hai portato qua, noi li microfoniamo. Io però vi lascio il cellulare in mano a Josh, così legge il commento. Ma io porto i miei amici e voi li rubate come cameraman cose. No, questo è perché se arriva quel commento gli almeno gli dico. Tu cosa leggi? Cosa leggi tu? Che se ti scrivono. Ok, allora io faccio questo mestiere, ok. Allora prendo tutto in mano, va bene. Nel mentre vi dico, se volete andarvi a guardare l'ultimo video, si chiama Corvetto a Salamuerte. No, come Corvetto? Il mio è Corvetto a Salamuerte. No, si chiama Corvetto a Salamuerte. Comunque Re Artù ha un vino veramente figo. Anche la birra è buona. Salutiamo Re Artù di Corso Lodi. Comunque, se domani siamo a Re Artù, se volete venire, venite. Milano. Corso Lodi, Re Artù? Sì, parto dalle 8:30, poi vediamo sta prima. E poi comunque, non devi fare dalle 8, quello che, no? Non sono il protagonista, perché sei un ragazzo del quartiere che è arrivato dove per tanti è già qualcosa. Ci siamo arrivati, perché ci dovevamo arrivare. Però non per c'è il bisogno di anche suonarcela e pieni. Anche, se te non anche perché non siamo arrivati, dobbiamo andare ancora là in fondo. E anche se per te non è un arrivo, per il quartiere è gratificante. Va bene, gratificante. Sarà gratificante quando passerò per le vie a cacciare i cash a tutti quanti. Beh, stasera comunque ho offerto la cena a tutti, Cischi, intanto, cosa che i vostri rapper preferiti non fanno. Oh, Goliath, dai, vieni, assiatata. T'ha microfonato? A dire, vieni, senti. Vai, dire, tu vai lì. Goliath, vieni qui. Sedite. Sto letto la cazzo della telecamera. Allora, tu questo cazzo. Tu lo devi pizzare. Allora, giovani, qua è la telecamera numero uno. Lui è Dile. Due, lui è Dile. Tre, lui è Dile. Adesso ci scrivi intervista. Qual è la telecamera uno, questa? Questa è quella uno, due, la tre. A crescere. Bella. Okay. Già mi chiedevano se Goliath non c'era. È arrivato, è arrivato. State calmi che sta arrivando. Allora, Goliath. Oggi abbiamo inventato questa nuova tecnica. Però dovresti intervistare tu? No, perché io leggo quello che scrivono, ci chiedono se conosciamo Dunque. Ok, sfondo la quarta parete, regia, Dunque, possiamo mettere pezzate però. Cose? Cos'è che vuoi fare? No, possiamo mettere canzoni, far vedere, provare, perché la loro canzone... anzi, ditelo voi. Goliath e Dile. Quando arrivano anche gli altri. Vai, intanto presentatevi. Io non sono capace, ma loro sono, è la nuova leva, la nuova potenza, come tanti altri ragazzi. Pensateci voi, vai, il pubblico è vostro. Allora, tu leggi le cose. Beh, non sono capace di testarli comunque. Oh, ho detto Goliath è un fratello da una vita dell'universo, lui nuovo fratello dell'universo, fratello con lui, hanno fatto nuova vita sì, su diciamo YouTube. Che la roba tipo sì, sono amico, dice. Siamo tutti amici. Ma infatti che cazzo ti conosce? Presentati, dai, anche tu. Io sono Dile, ho 18 anni e abito tra quartiere Bonale e San Siro. Da un mese a questa parte io con Goliath abbiamo fatto un singolo di nome Nuova Vita. Oh. Sotto Sony. Columbia per la precisione. Zona ferro e fiamme, sì, esatto, fiamme. Il singolo sta andando forte, il video è sempre carico. Molto ragazzi spingono. Sempre sì, molto sì, così. Sì. Andate a vedere il video ragazzi che è una sassata veramente. Esatto. Nuovi progetti, vedrete il fuoco vero nel video. Ma nuovi progettini? Infatti i dischi ci sono dai, qualcosa. Progettini, adesso bisogna sbloccare, Senti, tengo d'occhio io. Stiamo concentrando Devo dire con Nuova Vita avete spaccato abbastanza, cioè abbastanza tanto. Comunque è stato spinto il giusto, quello che in una maniera Nuova organica vita, comunque. Sì, sì, hanno fatto proprio come il rap alla vecchia maniera che andavi in piazza e dicevi chi cazzo è quello, capito? No, infatti, è un po' stato fatto in un concept così che è anche meglio, secondo me. Siamo stati un po' limitrofi perché è il vostro momento, quindi capito? Però ho visto tanto casino, tanta partecipazione sì, anche a livello di zona, l'amore giusto, di età. Ti saluto tutti i miei. Sì, abbiamo avuto il supporto e senza nessuno di loro. No, prego, quello, senza come noi, senza, bravo. Senza l'aiuto. Ecco Ciccio che fa i soliti danni. La verità. Senza aiuto di nessuno, quello che abbiamo, facciamo con i nostri mezzi, cerchiamo di fare il meglio. Questo è il messaggio. Ok, ragazzi, non arrendetevi mai perché anche loro. Vengono da dove viene la maggior parte di voi. Ah, sì. E vi dico tre motivi per cui succede. Ha cambiato? Cos'è che vuole questo? No, tiratevi. Che cazzo vuole questo qui? Vuole. Cos'è? La camera, state parlando tra di voi. E il coso? Chi è? Abbiamo il. C'è un giro dei giri. Comunque io volevo chiedere una cosa. Tu stavi dicendo appunto se ci sono progetti nuovi fra di loro. Cioè,
Ma singolarmente tu stai facendo un disco adesso? Io adesso sto lavorando parecchio, sto chiudendo un bel po' di cose. E... Ma se hai già dei progetti, dei pezzi pronti, finiti, che stai facendo? Sì, proprio un disco. Sì, però o, diciamo di sì, sto mettendo insieme un po' di cose. Dario Scomedia dice non si fotte con Best. Bravo. Ciccio. Grazie Dario. Complimenti nuova vita, Devix. Grazie ragazzi. Sì, in pratica ho chiuso un po' di robe già, però voglio aspettare. A prossima uscita non c'è una data fissa. Dile numero uno. Non è una data fissa, però. Hai fissa. Già qualcosa da buttare fuori. Poi tu vai a sapere chi sono. Ok, però comunque c'è. Ma quello che voglio capire, tu nella tua testa hai il progetto di un disco o di robe singole? Al momento sto chiudendo un po' di progetti singolarmente, poi non sto creando un disco nella testa, nella testa, non c'è una struttura, certo. La natura di un disco. Cioè tu fai quello che comunque al momento sì. È presto, non voglio farlo adesso. Però dico, fare uscire prossimamente qualcosa, tipo una canzone o un video, oppure non lo sai? Non lo so, magari sto chiedendo perché magari lo vogliono sapere. È probabile un singolo sicuramente, perché ancora... Non c'è la struttura di un progetto in mente, un album, un vero e proprio album, un vero e proprio disco, quindi magari potrebbe essere un EP, come potrebbe essere un singolo. Vabbè, come ti ispiri, no? Invece te no, io invece è l'esatto contrario, cioè noi stiamo lavorando a un progetto che è un EP, mm-hmm. che è in uscita, che contiamo di droppare entro l'estate, quale ci saranno una parte di singoli già editi, quindi già usciti, quindi una sorta di repack, e poi ce ne saranno anche altri inediti, quindi noi abbiamo già il concept di progetto, vogliamo uscire con questo progetto. Comunque già abbiamo già fatto un po' di singoli che sono già tutti fuori su YouTube, il percorso sta andando bene, quindi siamo arrivati al punto dove io poi sono stato proprio io a proporlo, perché per me il progetto è una cosa più corposa. Mm-hmm. Al posto di singolo al mese magari stai anche fermo 3 mesi, capito? Però poi torni con un progetto che deve avere un filo logico. Deve avere deve prendere vari persona, perché magari tu fai un singolo al mese, quindi se fai un singolo magari drill va bene, fai solo drill. Invece nel progetto puoi andare a toccare più robe, puoi fare dancehall, puoi fare drill, puoi fare anzi ancora senza meglio, perché dimostri che magari senza pisciare fuori dal vaso, sempre mantenendo comunque la tua identità. Però cazzo, per la musica, cioè andare a vedere che tu in diversi generi riesci a spaccare in tutti quanti, restando credibile, lì dici poi cazzo, io ti dico la verità, io ho fatto lo stesso tuo percorso più o meno, cioè io ho provato anche a fare più diversi stili, però la gente non è sempre predisposta ad accettarti come uno che fa tanti stili. Chiaro, la roba... Uno vuole quello e dice, ah, tu spai con... La roba è che io ragiono nella mentalità che è la mia musica. Certo, quindi, ti piacerà a te per primo. Quindi nel senso, io ho il dovere di far musica, poi c'è chi ha il dovere di venderlo, ok? Io preferisco far uscire un progetto... Guarda, questi commenti dietro... Che ogni traccia che sento dico, cazzo... Capito, a me piace, ma magari poi prende... Nel senso da vendere intendi che qualcuno che la vende per te? Da vendere nel senso che a me spetta il dovere di scrivere e la distribuzione spetta ad altre persone, ok? No, però certo, hai ragione. Nel senso io non mi sono... Però il dovere di scrivere, devi anche scrivere qualcosa che... Perché io e lui discutiamo molto su questa roba qui, ok? Sì, ma perché tu sei un rompicoglioni. Ma intendi a livello di senso... È giusto, sono un rompicoglioni. Ma io lo so, è l'angelo sulla schiena, non è quello nero. Per me non è il diavolo, è l'angioletto sulla schiena. È grigio, quindi. Allora. Io loro due gli voglio bene, scusa ti interrompo, però dobbiamo restare su questa linea. Finché si fa arte per raccontare, spiegare, narrare, concedersi, spogliarsi, insomma dire qualcosa che succede, che ci succede. Chiaro. Sono d'accordo. Quando però sforiamo, voi poi vabbè, tu vieni da Bonolo, tu da Corvetto, no? Non c'è bisogno che vi dico quello che vedete la dalla mattina alla sera. Bisogna però mantenere il fatto che è arte, non è semplicemente pubblicità del crimine, atto a finire in galera, sparare, ammazzare, uh-huh. disfare, perché uh-huh. la maggior parte dei vostri soci, vostri compari, dell'arte che ne spunta uno, come anche nella mia età, per carità, è prettamente una roba che come vado all'OVS, mi compro il prodotto dell'OVS che funziona, ok? Invece no. Voi comunque che con Nuova Vita il messaggio è di riscatto. Sì, proprio il titolo fa già capire proprio della serie mi sono rotto le palle di fare sta vita. Di buona nel senso. Perché comunque quello che deve passare non è che voi state in giro in mezzo a, vi rompete il culo in studio, scrivete, se c'è da studiare si studia. Sì, chiaro. Anche se non andate a scuola, però trovate cose da fare. Sì.
Quanti anni ha, raga? Quanti anni hai? Io ne ho 18, sono del 2003. Giovanissimo. Sì. Guarda, ti dico la verità, io ho sempre avuto proprio la roba della musica come... Cioè, io non sono mai uno che ha avuto piani B. Ho sempre detto voglio fare quello. Ma quindi, capito, l'ho mollata per dedicarmi... Vuole sempre un piano B. Allora, ti dico la verità, sì, ci ho pensato più volte. Poi, per varie ragioni, mi sono tolto perché semplicemente so di non avere testa. Ok. E quindi sarebbero stati, guarda, molto semplicemente soldi spesi inutilmente. Cioè, nel senso, io sono uno che studia quello che gli piace. Magari non vado a scuola, ma magari la politica mi piace. E vado a studiare. Quello che stavo dicendo io prima. Capito il discorso? Non è che per forza devi avere un cazzo di guinzaglio al collo per fare cose. Certo. Ti interessano? È l'esempio per cui siamo qua. Oh, dopo una vita fottuta, com'è che mo sei sul red carpet? Esatto. Perché a un certo punto metti il rim in barca, penso al mio culo e arrivo fino là. Però non hai fatto il percorso più facile che fanno gli altri, che tutti quanti fanno, tranne noi. Come non fanno loro, non si piegano ai compromessi le robe, perché sennò non va bene. Cioè? Però fai dei percorsi lunghi, cioè per quello, il percorso che abbiamo scelto è un percorso lungo, difficile, che ti fa piangere e ci fa... Però quando arrivi, fratello, non fai l'elicottero. Ma intendi che tipo prima del tra virgolette svolta ti fai anni di merda? Sì, per forza. Ma quella là, io ne parlavo prima con lui. Io prima di iniziare a far musica, tra virgolette, in maniera, se si può dire, seria, mi sono fatto gavette di tutti i centri sociali di Milano. Okay, capito? Wow. Perché lo fai? Perché lì tu dici... Quando tu vedi che entri in una situazione così... E comunque lo scopo di poter far musica lavorativamente, fratello, no? Ti sprona a restare lì. Lì sì, capisci che è una roba che ti piace. E perché... Quei ragazzi della tua età che in realtà non hanno mai fatto un live ma sono già lì. Guarda, io non... Chissà. Sì, cioè, sinceramente sono una persona, io ho la mia vita e devo riempire il mio piatto e loro si riempiono loro. Se tu sei arrivato lì senza quei mezzi, ti assicuro che in determinati contesti avrai delle lacune. Cioè, se non ti sei fatto delle battle nei centri sociali e vai a fare il primo live, vai ai magazzini e fai sold out, ti assicuro che tu sul palco non sarai. Esatto, cioè, ti vedi che magari canti ma stai pezzando, capito? Sì. Perché, raga, io ho visto dei live ultimamente che vanno tutti in playback e non capisco perché vai solo in playback. Non puoi andare in playback in un live. Ma poi ritornando al discorso di Cischi, almeno io non l'ho mai fatto, perché comunque noi siamo vecchie scuole, quindi noi andiamo live. Invece molti ragazzi, io dico la verità, anche ieri sono andato a cantare al Soul Church, minchia, la maggior parte ragazzi tutti live. Però aspetta, sotto la base, la doppia? No, il cazzo, la canzone va col microfono spento. Sì, esatto. O magari fanno le sporche. Con il microfono acceso pure. Però non è una cosa... Io quando ancora volevo rappare... Però vabbè, una cosa così, a modo... Basi con le doppie già fatte. Quello sì. Però solo, ma le doppie ci sta, se non è la spalla. Se non è la spalla, che cazzo fai? Però adesso mettono dietro. E in base a sempre come scrivi, però, perché se uno vuole scrivere ce la può fare. Adesso però mettono direttamente il pezzo e ogni tanto rappano delle frasi. È un po' brutto. Vabbè, però se c'è da capire. Fanno fare il palo, aspetta, però. Ma prendi un cazzo di spalla. Anche su sta roba, se vedi cosa apprendi nella vita, ragazzi. È metterti nei punti di vista di chiunque. Quindi, come vi ho detto prima al ristorante, se non ti metti mai al passo coi tempi, rimani nel passato e ti perdi il futuro. Ok, quindi io devo cantare. Però io non approvo. Però dico, ragione, dico, cazzo, però è perché anch'io se andassi col pezzo, no? Sì, ti chiudo con le gambe, faccio il pezzo. Ma se andassi col pezzo tutto intero, a uscire dal faccio un live, ovviamente più di qualità. Sì, ho capito, ma non è vero, perché io quando canto a microfono ti faccio sentire la mia potenza, la mia visibilità, il mio valore, l'olimpica di spazio. Il pubblico ti vuole la qualità, ti vuole la potenza, la bellezza. E magari è contento che tu canti col pezzo. Vuole sentirti. Il pubblico di oggi vuole andare al live e sentire esattamente quello che fai. Non è vero. Ti posso assicurare di no. Sai perché no? Scusami, sai perché no? Perché se tu alla persona gli vendi un pezzo sul CD e dal vivo fai un live e anche magari gli cambi l'intonazione di una parola o tu gliela fai sentire più tua e allora gli farà brividere la pelle, loro si bagnano e dicono: sì, però è quello ma che succede fare con la scenografia. Ma è quello, se sei un rapper, luci, ce l'hai dentro, ce l'hai in culo, ce l'hai. Ce l'hai dentro, li ammazza tu. Chi non lo fa deve andare a casa. Ma siamo d'accordo, ma è lo stesso discorso dei... Sì, però è cambiata la... Di quelle che scusami, andavano... è cambiata la mentalità. Ah, esatto. Ti posso far capire una roba. Nel senso, se tu vai a un live e suona un tipo, io ti assicuro che metà della folla sai 15 secondi per fare il reel. E poi del resto non ne sanno un cazzo, capito? Perché si sono sciolti One Direction? Erano fortissimi. Perché? Sì, loro andavano forti. Nonostante era un genere parallelo al mio, però il One Direction si sono sciolti perché hanno detto:
le ragazzine, abbiamo un pubblico solo femminile, venivano al concerto e urlavano. Senso unico, l'ho preso un altro giorno. E urlavano così tanto. E non urlavano le canzoni, urlavano oddio, oddio quanto sei bello. E quando cantavo io non mi sentivo in spia. E venivano lì per urlarmi quanto ero bello. E quindi la gente non vuole la qualità della musica. La gente vuole andare al concerto per idolatrare un... Certo, però comunque... parlare perché non ti si sente. Però no, comunque se vieni da una mentalità come quella di cui abbiamo parlato però prima, ti fa rimanere sta roba. Però ti dipende fa rimanere chi, raga, dipende chi. Perché comunque ti giuro che ci sono certi artisti che riescono a tenere sotto il palco la gente... presa e certi altri che invece dici me ne vado a casa. Sì, ma io ti dico, io provo più ammirazione anche, proprio per il contesto di prima, di quando un cantante riesce a farmi un'ora e mezza di live nel quale canta i pezzi. Certo. Cioè, magari ci sta avere il playback, però ad esempio, guardati, non lo so, una roba che vedo che mi affascina molto, Luke in live canta. Certo. Non fa le sporche, Luke canta i pezzi e li mette pure senza la voce sotto, capito? Ma stai parlando di un artista. Ci sono artisti che hanno più seguito di lui, però, che devono avere la spalla, l'amico, l'altro amico, devono avere quattro microfoni, capito? No, aspetta. Sì, sì, chiaramente. Aspetta, questa roba che lui dice con la ma quello è proprio una attenzione in positivo. Sì, sì, certo. E anche questo non diciamo che io personalmente lo so poi che mi ha sempre anche applicato. Di attitude, se vogliamo dire. Cioè, ci vuole ma no, quel discorso là che vuoi, per dire, io quando cantiamo sempre lui. Sì. Quando che lascio la cioè fai più spettacolo, ma non è che gli serve, sì, 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 certo. E che se cantiamo in quattro, fai uno show con lui, più potente. È colpa sua se sì, perché ci sono quattro persone che casano il pubblico. Che mi sviene proprio la voce. No, no, infatti. La tiro proprio fino alla fine. Beh, tu cos'è che stavi dicendo? Com'è che la pensavi? Che io sono come lui, cioè, grazie alla sua scuola che ho avuto. Beh, da quando nostra. Iniziassi, che è la stessa, esatto. Scuola da quando perfetto. È iniziato, appunto, il playback non è concepibile. No, infatti. La canzone me. Sotto sì, ma perché pompa. Sì, no, ma certo. Perché è quella la tua doppia, ma resta doppia. Sì, sì. Io se canto tu c'hai perennemente, io arrivo... Le doppie basse ci sta. Poi, se c'è le basse, va bene. Ma perché tu devi arrivare alla gente con la tua voce? Non ce n'è di più. Anche esatto. Perché quando canti apprezzano non di è più. Come quando canti ti prendono una fotta e porta via un sacco di ma poi se vedi cioè se la gente mentre ti guarda vede quello che gli stai dando e non che è cioè, una marchettata quando tu c'hai la canzone sotto e la canzone fa canta la canzone va e tu fai vedevo ieri Cristiano la canzone andava e loro sì, no. Non c'è energia, non c'è un cazzo. Ma poi non riesci a intanto io. Sembra tipo che stai facendo il videoclip. Ma scendi due secondi. Spinger bug the bug. Che vedi proprio la vena che pompa. È lì che cazzo non devi rompermi i coglioni che veramente ti bagni. Quello devi fare. Era quello che mi menava. Spinger bug the bug. Anch'io mi ricordo. Però non mio fratello. Era quello, eh? Sì, sì, è quello. Però è quello. C'erano delle luci blu in sì, dentro. La concezione della musica, secondo te, di arrivare alle persone. Sì, sì, sì. Certo. Poi ognuno di noi fa i pezzi bellissimi sul certo. Disco. Attenzione, che ci abbiamo un certo che Bono il Toro. Il Toro dice: dile un saluto, ti prego. Ciao, com'è che si chiama? Del Bono il Toro. Che Bono il Toro. Alla 1, alla 1. Ciao, che Bono il Toro. Anche la carne di Toro. Un bacione. Alla 2, la 1 era qua, quella è la 2. Fammi una barra sapere. Tua in live, veloce. Vai. No, così numero uno, vai. No, io freestyle sono incapace, giuro. Ma no, la barra del pezzo. Una barra fai del pezzo. No, l'altra qual era? Allora, una barra del pezzo, sì. Nuova vita. Qualsiasi, vai. Nuova vita, dai, fate un pezzo di nuova vita, dai. Che mi ha insegnato la strada. No, fate un pezzo di nuova vita, nuova vita. Su YouTube e sui social. Dove è? Dito la prima regola, bocca cucita. La seconda regola, sempre bocca cucita. Alzati, guarda la telecamera e farò il live. Vai, la prima regola, bocca cucita. La seconda regola, bocca cucita. Un meme, non è. Ma te l'hanno chiesto? È una barra questa, perdonami. Ok, ma la possiamo mettere? Metti sto cazzo di pezzo. No, non si può mettere, ce la ti butta giù per ricopiare. Ma no, ma poi se non ma se loro, perché ce la butta giù per ricopiare? Perché è loro? Josh, vuoi farci una barra? Una barra, non so, faccio questo, quello e quanto, un po' lontano dall'onesto, ma per vivere o sei desto, passi sul cemento fresco. Non mi vanto, mi detesto, ma per questo campo e il resto stanno attento a parassiti, sporco il pane e contesto. Sposto i medica mezzi come cicchini di rizzate più giorno, mica parlo con personaggi catodici che più li vedi più li dici, molla mi vivo con occhi di periferia, la severa attacchi di periferia, con la mia cameggi sono pieno di pasta, camerini e via, ciao! Va bene? Adesso manca lui, vai. Però mo l'avete acceso tutti, ma no, figo. Oh, è un piccolo gioiello, Josh.
Prima ero piccolo ma vedevo, mi sentivo ridicolo e sempre meno. Con le pare che parlano ma davvero, nelle scale che cadono ma nel vuoto. Sono vuoto, non mi puoi capire. Fumo troppo, magari smetto, magari tento. E se dopo perdo io ci riprovo finché non ottengo. Metto me stesso nelle mie barre con le palle che tengo fatti da parte. Non sono meglio di mille altri però guardo davanti per camminare. Sto volando e non mi sembra vero. Sto cambiando e troverò me stesso. In questa merda non ci credevo. Apro gli occhi e lo faccio davvero. Ah. Oh, bella. Brooklyn, direttamente. Raga, Brooklyn. Noi vi salutiamo, rimaniamo ancora due secondi con loro. Grazie. Grazie. Questa me la posso portare di là? Certo, no, no, cazzo, ma lasciala a me. Una cosa non si rifiuta. Certo. Una medicina. Spazza queste cazzo di caramelle. Ma sono Mentos che le mettiamo nella Coca-Cola e facciamo un po' di esperimento. No, esperimento. Ma che cazzo ne so, l'ha provato lui? Allora, voglio dire una cosa. Adesso sembrava una minchiata. Sembrava una minchiata dall'esterno. In realtà ho visto due generazioni con due generazioni. Beh, vero, c'erano due generazioni di rapper che hanno fatto una cosa loro. Ricordatevi di questo ragazzo che è veramente ricordato. Goliath. Ma li faccio. Quale che sigarette vuoi? Goliath, comprati le sigarette. Voglio un spam in chat. Tutte sigarette. Tutte sigarette. No, dicevo, due generazioni giovani e due generazioni che possono insegnargli tanto. Secondo me si sono beccati poi i maestri migliori. Perché... C'è l'otite? No, mi stavo grattando la minchia. Che c'ho ovviamente in faccia. È la seconda scelta che è di Chiori dentro. Capito? Come sei un pirlatore. O ce lo dite o stai guardando la minchia, quello che era. Cioè. Senti. O tieni ma io facevo un discorso. Ma quando dice le cose serie, tu devi dire la minchia. Ciccio, solo minchia sai dire. Oh. Io voglio, voglio fare una cosa bella. Microfono, pam, pam. Ma io vedo dei ragazzi. Sapete cos'è? È che mi porti sempre dei ragazzi. Chiama la polizia, vedi. Ma fallo parlare! Un secondo. Un secondo. Mi porti sempre dei ragazzi giovani. Goliath, adesso lo conosciamo da un anno e mezzo. No, ti ha vergoglio. A me piace che tu prendi sotto la tua ala, tu, Josh, tutti i ragazzi che stanno prendendo schiaffi diversi. Ma cazzo, ma è importante perché nessuno prende dagli schiaffi a sti ragazzi da noi. Schiaffi? Traduci schiaffi. Buono, No, no, educazione. No, traduci schiaffi, traducete schiaffi. È avere una guida, un'educazione. Non avere... è carnale la cosa. Cosa succede? Fisico. È motivazione. Un maestro severo. Maestro severo, ma questa cosa è importante perché ti insegna un mestiere, ti insegna a stare al mondo. Ma ti sono un maestro cattivo, non certo, un cattivo sì. Maestro. Oh. Io sono anch'io. Tu sei un coglione. Tu sei, no. Tu sei chi sei? Lui è. Ecco questa perla di verità, ragazzi. Miyagi-san. Non c'ha più il. Miyagi-san, togli la cera, metti la cera. Metti il rap, togli il microfono. Vai bene, non ti preoccupare. Allora, Josh, ti ricordi Gargoyles, il cartone animato? Bellissimo. Sì, mi faccio cagare. Cosa? Cosa? Che c'era un Gargoyles? No, fa il culo, raga, ce ne sono di mille. Io Kenshiro quello che vuoi. Hai mai visto Gargoyles da poco? Riguarda. Ah, ecco. Che l'hanno rifatto? No, perché io lo vedo con uova di quaglia differente. Da 3 minuti. Ti assicuro, la prima puntata. Beh, guarda che. Però dovrei riguardarmi anche le Tartarughe Ninja, non lo so. Davvero hai mai visto le Tartarughe Ninja adesso? Il film? No, sì, i cartoni. Io ti taglio la gola. No, no, riguarda i film. I film li ho visti. Ma che i film? Un film. Ma è bello, quattro tartarughe che difendono la terra sono ninja. Ma te lo ricordi? Ma quello è il cartone animato di merda. Era bellissimo invece. Il fumetto era. Io volevo una Tartaruga Ninja. Voi avete mai visto quattro rapine un funerale? Quattro rapine a funerale? No, rapine a mano armata. Rapine a mano a mano. E invece domani sera ci guarderemo tutti blocco 181 sperando di vedere Cischi che tira testate. Sperando di vedere Josh che appare a caso in una scena. Ma però io in realtà gli ho consigliato come fare i tatuaggi ai latini perché loro non è un altro. Anche lui è stato sì, è vero, consulente. Per è vero. C'erano i latinos americani, cioè tatuaggi, metallari, tu, che al posto del chiodo usavano il giubbotto da moto con dietro le toppe dei Gorgoroth. Sì, no, erano messi... Io ne conosco un paio. Io tre. C'erano? Beh, domani vedremo. Sai che sono un'icona? Sai che i latinos metallari al posto del chiodo da metallari usano i chiodi da motociclista, no, da moto da strada. Pensavo i chiodi da carpentiere. Perché non sanno che devono fare la vita, molto bene. No, perché comunque non con il giubbotto di pelle e il giubbotto di pelle usano quelli da moto da strada. Si vede che riescono a rubare quelli. E li mettono le toppe da... Però, tipo... Saluto Rufio Punk che ci segue sempre. Minchia Rufio, basta per finire. Lui di Milano, certamente tre consigli. Rufio Punk, ricordo. Che poi anche quello di Peter Pan si chiamava Rufio. Sì, era, infatti era Rufio. Sì, Rufio. Questo era alto e le dice. Belli. Non è quella Rufio. No, no, quella è Riccola, credo. Quella è Guerriere. È quella Pippala. No. Ciao ragazzi, grazie per essere stati qua. Salutiamo tutti. Vi ricordiamo prima di tutto i loro social network su Cisco. Mettere sotto alla cosa? Sì, ma non li leggo. Non tagga, allora, te lo giuro. Josh zona 4 ovunque, tutto attaccato. Josh zona 4. Josh zona 4.
Ciccio. Ciccio. Aspetta. Ciccio. Ciccio. Due social network. Allora sì, allora Cischi è. Ok, no, vai. Ciccio, social network 3. Okay, no, adesso ci sono, veramente ce la posso aspetta fare. Aspetta che gli lancio la M. Allora, Cischi è. Mensi, MC. Cischi social network 4. Quindi dobbiamo finire mai più. E allora, ragazzi, tutti quanti su Cischi MCK. Punto. Com cosa, perdonami. Ah, no, no, cazzo, ho sbagliato il fatto un po' che ormai tutti quanti su on demand, on the one. Ricordale, venire a fare hip hop. Questo credo che sia... Ricordale, venire a fare... Ah, andiamo a fare hip hop con campeggio. Venire a fare campeggio hip hop. Andiamo a fare hip hop e portate i piatti da casa, grandi. Andiamo che perdiamo il treno. No, no, aspetta, ricordiamo i social dei ragazzi e poi salutiamo. Goliath, dire lo stop. Goliath, dile non stop. Ah, lo stavi dicendo te, scusami. Goliath, dile non stop. Goliath, Real Goliath. Goliath, Real Goliath. Porco Dio. Poi dice Cischi 4. Barlo 8005. Real Goliath. E poi? Real Goliath e? Dire. Dille no. Dillo, dile. Ma non lo so, dile non stop. Dile non stop. Domani tutti su Sky Atlantico, Now TV per blocco 181. Siamo finalmente! Stavo in bocca, pezzo di merda. Questo no, lo sapevo, vedi che hai imparato a memoria. Sky TV, blocco 181. Mi pagano, Ciccio. Chiudi, Ciccio. Ciao! ささやき声よりも小声の方が出しやすいっていう。